Torre del Gol Vittoria a vostra disposizione. Si comincia? Prego, Minossi. Lorenzo Gianmarco Minossi, Resto del Carlino. Partiamo dal gol, cominciamo da lì. Raccontaci il brivido che hai provato nell'aver segnato sopra quel boato, quella finale di gente che esultava e che acclamava il tuo nome. No, è stato molto emozionante e ci tenevo tanto. E, è stata una partita difficile e quindi sono ancora più contento perché abbiamo vinto, però bellissimo, bella emozione. Lorenzo, buonasera. È un gol che è arrivato da una palla al bar di Spagnoli, un gol un po' suo, possiamo dire. Sì, è stata una situazione che abbiamo provato anche in allenamento con me un po' più dentro il campo e sì, Spagna mi ha dato una bellissima palla e è stato un bel gol. Sarebbe meglio giocare con trequartista o un esterno soltanto con due attaccanti? L'anno scorso giocavo con due trequartisti, quindi secondo me magari ci sono un po' più soluzioni in avanti, però dobbiamo cercare di trovare più soluzioni per sorprendere le altre squadre, per non diventare comunque prevedibili, quindi va bene sia 3-5-2, 3-4-1-2. Hai trovato più spazi nella ripresa, mi sembra. Sì, poi normale, qualche ripartenza in più, loro devono recuperare il risultato, quindi sì, è andata così. E dovevamo chiuderla, invece abbiamo sbagliato tante situazioni, ultimi passaggi e robe così, quindi non dovevamo chiuderla, dovevamo chiuderla prima perché poi sei lì a soffrire fino alla fine. Una partita sofferta, martedì ci sarà anche un'altra partita che si presume essere ancora più difficile contro il Cesena. E sta già pensando, dopo aver attivato il periodo a questa sfida, ci saranno pochi giorni perché sarà un'infrasettimanale, avrete poco tempo per prepararlo. Bisogna recuperare il prima possibile e adesso dobbiamo pensare alla partita di martedì contro il Cesena, che tutti sappiamo che è una squadra forte, molto forte del nostro girone. Quindi, come abbiamo interpretato oggi, sicuramente con molti meno errori, ci concederanno sicuramente meno occasioni, dovremmo essere più pratici. Essere cattivi dietro. E una domanda generale, come ti stai trovando con la squadra, sei uno dei ragazzi nuovi, come ti stai trovando appunto con la piazza, con la squadra, con il mister, no. In generale i tuoi primi mesi? Benissimo, siamo tutti bravi ragazzi, cioè un bel gruppo, molto coeso e abbiamo tutti lo stesso obiettivo, seguiamo tutti la stessa direzione e sono felice di essere qua. Lorenzo, ciao. Stasera quanto era importante, dopo la battuta d'arresto, la prima in casa contro il Gubbio, dare subito una risposta positiva al pubblico e a voi soprattutto, per far vedere che ci siete e che volete fare appunto bene in questo campionato? No, oggi contava solo vincere, perché abbiamo avuto le prime due partite che abbiamo fatto due buone prestazioni, Antella abbiamo fatto una bella partita, secondo me meritavamo anche la vittoria. E un po' sfortunati col Gubbio e contava solo la vittoria, quindi questo è l'importante. Abbiamo vinto e ci sono secondo me tante cose da migliorare, però stiamo lavorando bene. A posto, va bene? Grazie.